Allora, ho visto un video in differita, purtroppo non ho avuto modo di vederlo dal vivo, dove c'era questo gruppo, tra l'altro neanche malaccio per certi aspetti, e mi fanno la cover di Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Allora, guardiamo, adesso non voglio mettere il brano, quello ve lo andate a cercare. Guardiamo sul finale alcuni giudici. Guardiamo. Ecco, questa è l'esibizione, ok? Qualcuno non è contento. Ok, guardate, lui sta facendo Joy Division, sta facendo Ian Curtis. Guarda come si esaltano adesso, sentite. Di Paola. Cuoricini. Ok, pronti, eh? Posso dire solo una cosa? Che cazzo abbiamo visto? Ed ecco qua. Un po' quello che mi domando anch'io, sinceramente. Io mi chiedo che cazzo ho visto oggi, perché lasciamo stare il talento, la bravura ce l'avete, suonate bene, tu sei carismatico, molto anche, un bellissimo timbro vocale, davvero Ma molto c'è bello. qualcuno che Grazie non è molto. molto d'accordo. Però per me siete stati terribili, terribili. Questa interpretazione di un pezzo che per la mia adolescenza è Sì. proprio, è anima, è sincerità emotiva. È intensità e disperazione trasformata in teatro canzone, secondo me perde tutto, diventa grottesco quasi. Per la mia anima è stata offensiva questa rappresentazione del pezzo. Questo è quello che penso. Con che bella leggerezza che mi lo so, non mi possiamo lasci, sempre grazie. ridere. Va bene, ragazzi. Qua è il mio No, passato, hanno scusa, costruito un finiamo. parcheggio sopra il mio passato, No, no, va praticamente. bene. Io fossi stato lì, tra il pubblico, sarei sceso, vi giuro, ad abbracciare Manuel Agnelli, perché questa era la cosa da dover dire. Caspita, stavo un brano che Ian Curtis cantava, un brano a prescindere da tutto quanto, un brano intenso, struggente, sofferto, e tu ti presenti così come se stessi facendo un qualunque pezzo degli SDC, ok? Sarebbe stato come, che ne so, far cantare Gli uomini non cambiano di Mia Martini con farlo cantare a Jovanotti con lo stesso mood che ha quando canta Sono un ragazzo fortunato. Cioè, capisci che è meno male qualcuno, perché gli altri erano, avete visto, li avete sentiti quell'altro, cosa abbiamo sentito, cosa abbiamo sentito, vi giuro. Da scendere a abbracciarlo, qualcosa, qualcuno, cioè, perché non puoi esaltarti per un'esibizione di quel tipo, e se lo fai vuol dire che non conosci, anche se loro, ho visto, facevano finta, ah, è grande, qua e qui siamo, e poi mi dai un giudizio esaltato, positivo di quell'esibizione. Ma non esiste, vuol dire che non avete capito niente. Stiamo parlando anche di cose molto semplici, basilari per chi sta nel mondo della musica. Grande, grande Manuel Agnelli, in questo caso grande.